Ecco, vi faccio vedere, c'è, vediamo se si riesce anche a ingrandire, se si vede abbastanza, è la piantina della città di Washington, come veniva concepita, come era stata concepita. Washington nasce studiando tutta la pianta sostanzialmente in modo predittivo. Conquistata l'indipendenza americana, firmata la dichiarazione di indipendenza da parte anche in questo caso dei costituenti, dei costruttori massoni, è necessario adesso edificare la capitale. La città di Washington venne progettata nell'ambito di un quadrato. Io qui avevo fatto un disegno molto elementare, ma per capire. Era un quadrato esattamente come questo, cioè un quadrato racchiuso all'interno del quale vi erano i due assi del compasso e la squadra. Questi punti, asse, compasso e squadra, toccavano quattro punti precisi. Al centro, nella parte, diciamo così, più... Ecco, questa era l'immagine della sala di iniziazione che non trovavo prima. Allora, volevo farvi vedere. Allora, soffermiamoci un attimo ancora su questa immagine. È un quadrato questo, come più o meno, immaginate un quadrato. La mappa della città di Washington praticamente è stata disegnata su un quadrato di 10 miglia per lato, naturalmente. Il centro era il Campidoglio che simulava un po' un tempio greco. Immaginate, se qualcuno di voi ha visitato Washington, somiglia molto a un tempio pagano. Da qui diparte l'asse che tocca nella sua estremità la Casa Bianca. Dalla parte opposta invece c'è il Jefferson Memorial, l'altro asse. Le due assi della squadra invece toccano due punti. Uno è sempre la Casa Bianca, si interseca qui, e l'altro è il Lincoln Memorial. Quindi immaginate che tutti i punti cardine più importanti della città di Washington, Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, Campidoglio e Casa Bianca, sono stati appositamente disegnati e applicati preventivamente a tavolino. E perché anche in questo caso? Dicevo prima che era un talismano la mappa di Washington. Un talismano perché ricalca quella che è anche la costellazione della Vergine. E si guarda all'astrologia, si guarda a quei simboli che sono legati anche qui alla tradizione egizia. Pensate alle piramidi, qualcuno di voi avrà sentito sicuramente nei programmi televisivi le tre piramidi nel Cairo, della piana di Giza, che riguardano, che rievocano il braccio di Orione. Ecco, anche in questo caso Washington di fatto è una sorta di piano di Giza, perché ricalca con determinati edifici quello che è appunto la costellazione della Vergine. Soprattutto poi ci sono delle stelle, io ve lo dico a voce, tanto la foto magari non è facile trovarla. Ci sono tre stelle che corrispondono nel mese, esattamente nel periodo del solstizio d'estate, corrispondono ai tre edifici più importanti, cioè la Casa Bianca, il Campidoglio e il Jefferson Memorial. Li ricalcano come se fossero praticamente esattamente al di sopra, quindi in quel momento dell'anno noterete anche questa disposizione nella sfera celeste. Nel quadro della famiglia di Washington, scusate, è un quadro che invito Giuliana a trovarlo per cortesia.
C'è esattamente questa rappresentazione. Washington viene ritratto con la sua famiglia seduto, dove indica il figlio che ha in mano il compasso, e nell'altra parte del tavolo ci sono la moglie e l'altro figlio, e indicano con degli oggetti, un candeliere per essere precisi, e poi la moglie e l'altro figlio con le mani indicano la mappa della città di Washington, indicando appunto questo triangolo che vi ho detto, che ricalca appunto le tre stelle e i tre edifici principali. Un caso? Non lo sappiamo. Leggenda? Non lo sappiamo. Questo è il fatto che comunque dopo tre elementi, in tribunale si dice che dopo tre elementi coincidenti è una prova, e in effetti qui mi sembra che ne abbiamo abbastanza di prove. Ci sono delle rappresentazioni persino artistiche, pittoriche, che ci indicano che la città nasce su un disegno massonico. Dopo la rivoluzione americana abbiamo la famosa rivoluzione francese. Principi cardine dell'illuminismo, libertà, carità, fraternità, viene soppiantato l'ancien régime, certamente il periodo ante-rivoluzionario in Francia viene fomentato sempre dalla borghesia, che indica, mette in giro anche nel popolo delle dicerie. Ricordiamo, forse qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, lo scandalo della collana che riguardava Maria Antonietta, la figura di lei che si dice fosse incestuosa col figlio, oppure addirittura che avesse una relazione amorosa con un'altra donna, con la principessa di Lamballe. Sono tutti dettagli che vengono messi alla voce del popolo, affinché il popolo ovviamente demonizzi, svilisca la figura del re, che non è più il rappresentante del luogotenente di Dio, di Cristo in terra, ma è una figura umana con tutta una serie di limiti e debolezze, e che quindi non è diverso da qualsiasi altra persona, anzi da qualsiasi altro individuo nell'ambito della società francese. Pertanto può essere anche ghigliottinato, ed è infatti la fine che farà non solo lui, ma anche la moglie, Maria Antonietta, e anche il figlio, Luigi XVII, che verrà prima si dice sottoposto a torture, seviziato, eccetera, e poi ucciso. La rivoluzione francese crea anche 10 anni del terrore successivi, con una sorta di tirannia degli stessi artefici della rivoluzione, Robespierre, che verrà anche lui ghigliottinato. Ci sarà anche una serie di resa dei conti, verranno sicuramente inseriti come nemici dello Stato anche figure politiche del clero, dell'aristocrazia, però in nome sempre della libertà, fratellanza, uguaglianza, viene stravolto un'intera popolazione, un intero assetto sociale. L'unica opposizione l'avremo con la famosa bandera e con alcuni focolai nell'ambito dell'area provenzale che si oppongono al sistema rivoluzionario, e sono veramente il terzo stato, contadini, panettieri, artigiani, che si oppongono a quel disegno. La guardia rivoluzionaria però ovviamente reprimerà ogni tentativo di opporre resistenza al nuovo corso degli eventi rivoluzionari. Poi da lì avremo il periodo napoleonico, col trionfo della massoneria e con i primi tricolori che vediamo rappresentati anche in Italia. Vi faccio vedere, giusto per dare un'idea, ecco, per esempio, questa è una delle bandiere che troviamo nel periodo napoleonico nel sud Italia. La
aquila imperiale, la corona, e poi questo strano disegno. Lo troviamo anche in altre bandiere. Ve ne faccio vedere un'altra. Ecco, stessa cosa, vedete lo stesso disegno? Sembrano un quadrato con inscritto all'interno di un altro quadrato. Noterete però che sono pressoché identiche, se non cambia solo il colore, però sono esattamente identiche. Però fate caso alle forme geometriche. Dapprima le bandiere erano tutte legate agli stemmi, agli scudi della dinastia regnante. A un certo punto le dinastie regnanti vengono eliminate. Viene dato corso al principio, al concetto di nazione, e vediamo le prime bandiere rivoluzionarie. Anche qui, come la mappa di Washington, il quadrato che iscrive triangoli e quadrati, e anche in questo caso è una chiara esemplificazione di quello che è di fatto lo stesso principio. Il concetto in massoneria si chiama il concetto del 3 e del 4, lo chiamano così, cioè questi concetti geometrici, matematici, basati naturalmente, fondati sulla scienza, che vengono più volte richiamati anche nella simbologia e anche quindi nelle bandiere, nelle nuove bandiere del nuovo ordine e dei nuovi stati. Ve ne faccio vedere un'altra che sicuramente conoscete, che è più recente. Vediamo se la trovo anche questa, perché non trovo tutte le immagini che avevo scaricato. Eccola qua, sì. Sicuramente questa la conoscete, eccola qua. Questa è la bandiera del Presidente della Repubblica attuale. Come vedete non è tanto differente nelle forme e nelle immagini, è esattamente identica, è uguale, certo, cambia la parte centrale, la stella, la ruota dentata, i rami, benissimo, la denominazione, bene, ma pressoché è la stessa bandiera. Perché? Parlavamo dei simboli prima, la massoneria è fatta di simboli, è fatta di rituali, ma è fatta di simboli. Tutte le società segrete che fanno capo alla massoneria utilizzano rituali e simboli. Alcuni massoni hanno dichiarato pubblicamente anche che non ne comprendono il significato, non sanno il motivo per cui vengono adottati determinati riti, anche nel rito di iniziazione, per esempio il petto nudo o la benda, il fatto che non vedono ma ascoltano soltanto, non sanno chi c'è nella sala, oppure ripeto questa specie di rumore di battere in terra con tre colpi. Cioè ci sono dei rituali che arrivano, probabilmente affondano le radici dal passato. Benissimo. Però quelli che sono stati quei simboli visivi, esterni, espressi, estrinseci della massoneria, li vediamo ancora oggi, li vediamo negli stati nazionali post-rivoluzionari. Il nostro è chiaramente un simbolo massonico, quello intendo della Presidenza della Repubblica. Non lo dico io, è abbastanza chiaro e evidente, lo dicono gli stessi esponenti della massoneria. Dopo devo spiegare una cosa sugli indoli momenti, devo spiegare un problema. La stella è un chiaro simbolo massonico, anche qui potremmo dire, la stella a 5 punte rievoca anche qui il punto di Lucifero, dicevamo prima, quindi sembrerebbe quasi che ci sia una sorta di devozione al Dio della luce, appunto portatore della luce, al Lucifero, con questo simbolo. Nel nuovo regno d'Italia, che nasceva oggi, lo troviamo di nuovo qua, guardate, viene sostituita la croce
che fino al periodo del Regno di Sardegna, quindi antecedente al 1861, sovrastava quello che era lo scudo di Casa Savoia, e viene sostituito con la stella. E la stessa stella che troviamo nel simbolo, appunto, iscritta nella volta d'entrata. Ma è lo stesso stemma che troviamo anche in alcune bandiere, in alcuni stendardi della, delle logge. Ecco, qua ci sono alcuni scudi, forse, ecco, lo troviamo. La stella, ecco, qua qualcosa si intravede. Anche in questo caso compare, vedete, in alcuni, all'interno di alcune di alcuni ordini della massoneria, trovate anche in questo caso la stella. Quindi il richiamo a questa simbologia della stella è assolutamente un simbolo massonico, e quindi pertanto potremmo dire che